Ciao a tutti, io sono Giuseppe Crupi, il direttore della Italian School of Cooking, siamo a Dublino. L'Italian School of Cooking fa parte della Flavor of Italy e il gruppo Flavor of Italy ha quattro dipartimenti: l'Italian School of Cooking, il ristorante Pinocchio a Ranela, Travel Division, quindi un'agenzia di viaggio, e poi un dipartimento di catering. E la Flavor of Italy fa parte della FIBI, che è la Federazione of Italian Business in Ireland, che è stata costituita con lo scopo specifico di far da ponte tra il mercato irlandese e quello italiano, promuovendo le eccellenze enogastronomiche italiane. In particolare oggi ci troviamo in Piazza Italia, è così che abbiamo chiamato la nostra showroom, dove non solo abbiamo modo di poter mostrare i prodotti, ma anche di farli testare e quindi vendere. Infatti, mensilmente ci vengono a trovare 300-400 persone, e tra questi abbiamo naturalmente i fedelissimi, ma anche nuovi clienti. E non è solo una vetrina espositiva, in quanto abbiamo qui la possibilità di insegnare a molti dei nostri visitatori a cucinare piatti tipici della tradizione italiana. In questo modo i nostri clienti hanno la possibilità di apprezzare la qualità dei prodotti, non solo di osservarli, proprio perché li utilizzano cucinando. La maggior parte dei nostri eventi comincia con un corso accelerato di bruschetta, come lo chiamiamo noi. Quindi in questa piazzetta ricreiamo quella che è l'atmosfera di una bruschettata italiana. E di nuovo, accanto al pane tostato, figurano la maggior parte dei prodotti che vengono venduti qui alla scuola, e il cliente ha modo appunto di poter apprezzare il prodotto in un'atmosfera familiare. Infatti, in questo senso, noi ci sentiamo ambasciatori del gusto italiano, e questo ci dà una grande soddisfazione e orgoglio, naturalmente, per la risposta molto positiva non solo della numerosa comunità italiana qua a Dublino, ma anche dei clienti irlandesi, che mostrano di apprezzare sempre di più il Made in Italy in generale e la dieta mediterranea in particolare. Quindi, ciao a tutti, vi aspettiamo qui.